Ciao a tutti, sono Margherita del Burattinificio e sono al Burattinificio, nell'ombra del Teatro dei Burattini, insieme a vari attori, ma specialmente con la nostra Biancaneve, che poverina, come vedete, non ha ancora le mani, ma specialmente anche il costume non è il suo, perché sarebbe il costume di una maga persiana, ma siccome il suo costume non è pronto, ho pensato che non fosse carino farvela vedere nuda. Ieri si è parlato tantissimo del bacio non consensuale fra Biancaneve e il principe. In realtà poi si è scoperto che il caso è nato dal niente, perché c'erano queste due giornaliste americane che hanno visitato il parco di Disneyland che ha da poco riaperto. C'era una giostra che si ispirava al film Biancaneve della Disney del 37 e le giornaliste si sono limitate a dire che la giostra poteva essere un po' riattualizzata, come la Disney sta d'altronde facendo con molte fiabe di adesso. L'articolo è stato tradotto, la notizia è stata masticata, risputata ed è arrivata da noi distorta ed è diventata il principe non doveva baciare Biancaneve perché non aveva il suo consenso. Apriti cielo, insomma, come al solito si sono aperte le solite fazioni di persone come me, d'altronde, che dicono il politicamente corretto non è applicabile al genere fantastico e alla fiaba, invece persone che dicono no, ma noi questa roba non la possiamo raccontare ai nostri bambini. Non posso raccontare al mio bambino una fiaba in cui c'è il primo che arriva, che bacia una ragazza e poi lei si sveglia, se lo sposa semplicemente perché è il primo che passa. Non è educativo, è ininfluente in fondo che la notizia sia vera o meno. Questo discorso sul politicamente corretto è un discorso che parte da lontano. Ciclicamente c'è un'associazione di genitori o oggetti vari che dicono no, questa fiaba non va bene, questo libro non va bene, non è educativo per i nostri figli, trasmette dei concetti morali sbagliati, va censurato. A causa del mio lavoro, io ovviamente mi trovo a dover combattere spessissimo con questi tipi di pregiudizi nei confronti del mondo del fantastico. Il mondo del fantastico tratta tutti gli argomenti tabù della vita, quindi la morte, l'omicidio, l'invidia, la gelosia, per riuscire a vivere nella vita e a convivere con gli altri senza ammazzarli, noi siamo costretti giustamente a reprimere. E naturalmente però questi sentimenti devono trovare uno sfogo e lo sfogo positivo che possono trovare è appunto nel mondo del fantastico. Io penso che i bambini abbiano dei sentimenti assolutamente negativi di rabbia verso i genitori, verso i compagni e devono canalizzarli in qualche modo. Perché i bambini, ad esempio, a un certo punto si fissano su una storia e ci chiedono di ripetergliela in continuazione, perché evidentemente all'interno di quella storia c'è qualcosa che devono chiarire e quindi hanno voglia di sentirla tante volte. Ad esempio, delle mamme a volte mi dicono: sai, c'è questa fiaba dove c'è un mostro che gli fa tantissima paura, eppure vuole che io gliela rilegga. E quel mostro probabilmente fa risvegliare nel bambino qualcosa che è anche lui. Il mostro spaventa il bambino, però allo stesso tempo il bambino riconosce nel mostro delle caratteristiche che sono anche sue. Il mostro, come può essere ad esempio un orco, è 100% malvagità. È cattiveria, è ingordigia, è invidia, 100% l'eccesso dei sentimenti. Questi sentimenti, in una percentuale ovviamente si spera più piccola, sono de anche dentro di noi e sono perfino dentro ai nostri bambini, perché molto spesso noi abbiamo questa errata concezione dell'infanzia per la quale il bambino è puro, i suoi sentimenti sono puliti, è una tabula rasa. Per concludere, la fiaba offre quindi una panoramica ampia,
e complessa sulla gamma di sentimenti all'interno dell'animo umano. Succedono delle cose assurde, però succedono nel mondo del fantastico e i bambini sanno ancora meglio di noi adulti che ciò che accade nel mondo del fantastico non è ciò che avviene nella vita reale. C'era una frase celebre che diceva: "Le fiabe non insegnano ai bambini che i draghi esistono." I bambini già lo sanno che non esistono. Le fiabe insegnano ai bambini che i draghi possono essere sconfitti. Io aggiungo, le fiabe possono insegnare anche che invece a volte si viene sconfitti dai draghi, perché non sempre la fiaba ha un lieto fine.